Un'epica finale si è svolta nell'arena del King Fahd Sports City di Taif, dove l'Al Nasr e l'Al Hilal si sono sfidati per la prestigiosa Coppa UEFA, conosciuta anche come Arab Club Champions Cup. In un duello avvincente, è stato Cristiano Ronaldo a emergere come eroe indiscusso, guidando la sua squadra verso la vittoria con una magistrale doppietta. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. La partita è stata una vera battaglia sul campo, con colpi, dribbling e azioni spettacolari che hanno tenuto incollati gli spettatori di tutto il mondo. Nonostante un momento di svantaggio nel primo tempo, causato dal gol di Michael, Ronaldo ha dimostrato ancora una volta la sua abilità e determinazione, ribaltando le sorti della partita con due pregevoli reti. La tensione è salita alle stelle quando l'Al Nasr è rimasto in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Al-Bushal al 71esimo. Ma nemmeno questo ha fermato la squadra, che ha continuato a lottare con coraggio e tenacia. Alla fine del fischio finale, la gioia e l'entusiasmo hanno invaso il terreno di gioco mentre Cristiano Ronaldo alzava la prestigiosa Coppa UEFA sopra la testa, coronando il suo contributo decisivo alla vittoria. Il King Fahd Sports City è stato infuocato dai fuochi d'artificio e dall'applauso festoso dei tifosi, celebrando il trionfo dell'Al Nasr e la leadership di Ronaldo. Ma non è stato solo il trofeo a essere portato a casa dal fuoriclasse portoghese. Con la sua doppietta, Ronaldo si è aggiudicato anche la Scarpa d'Oro, titolo che lo riconosce come il capocannoniere della Champions League araba. Con questa vittoria, il ventaglio di trofei di Cristiano Ronaldo si allarga ancora di più, raggiungendo il totale di 35 nella sua illustre carriera. La sua performance eccezionale in questa finale non solo ha dimostrato il suo straordinario talento sul campo, ma ha anche contribuito a scrivere una pagina indelebile nella storia del calcio arabo. E mentre posava davanti agli obiettivi dei fotografi, Ronaldo ha indossato un sorriso di soddisfazione e orgoglio, incarnando il trionfo e la gloria di una vittoria ben meritata. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere con un commento, lascia like ed iscriviti. Ci vediamo al prossimo video!